nostra compagna di lavoro, sottolineo compagna di lavoro e non collega, perché è una cosa molto importante, perché parliamo di lavoro, che hanno ricordato la nostra compagna di lavoro, Marilu Mastrogiovanni. Marilu Mastrogiovanni è innanzitutto una madre, poi è una giornalista alla quale la rete ammiraglia della RAI, mi ha dedicato poche sere fa, e invito i presenti a vedersi quel servizio, un servizio straordinario, per certi versi commovente. Commovente forse perché l'avanzare dell'età ci rende più fragili, io personalmente mi sono commossa a vedere quel servizio. E vi invito a vederlo e a riflettere sulle cose dette in quel servizio. Proprio per questa funzione che noi dobbiamo avere nell'assunzione delle responsabilità. E quindi in questa occasione, in questa alta occasione, in questa assise democratica di Casarano, vi leggerò un brevissimo documento sottoscritto dai giornalisti salentini in particolare, che spero venga accolto affinché queste incresciose situazioni possano essere bonariamente, diciamo così, chiuse e che la nostra compagna di lavoro possa esercitare la sua libertà di scrittura nella maniera più tranquilla possibile, anche perché è stata in periodi passati fatto oggetto spesso di minacce pesantissime. Leggo questo primissimo documento che consiglierò a Sua Eccellenza il Prefetto ed è firmato dai giornalisti di Salentini. L'affissione di manifesti da parte dell'amministrazione comunale di Casarano, i toni essi contenuti contro la collega Marilu Mastrogiovanni, direttrice del Banco d'Italia e autrice di un'inchiesta a seguito dell'omicidio di Agostino Potenza, e l'intenzione successivamente palesata di sporgere querela nei suoi confronti rappresentano per noi una pagina molto grave nel rapporto tra istituzioni e informazione nel nostro territorio. Sappiamo bene che il mestiere di giornalista richiede, oltre alla passione per la verità, la capacità di distinguere nettamente la realtà dei fatti dalle suggestioni e dalle deduzioni non verificate. Ma in una normale dialettica esistono diversi strumenti a disposizione di chi si sente reso. Lo dicevo proprio poco fa fuori da quest'aula con un rappresentante di questa assise. E questi altri strumenti sono la replica, la rettifica, in ultima analisi la querela, come previsto dall'ordinamento giudiziario. Nessuno di noi pensa, e questo sia chiaro, che l'attività giornalistica debba svolgersi sotto il mantello dell'impunità. Proprio per questo è degli inaccettabile che un'amministrazione comunale si impegni in una campagna di comunicazione finalizzata non solo a sentire i contenuti dell'articolo, ma anche ad attivare ai cittadini una giornalista come colei che non esita a gettare sinistre ombre sull'amministrazione e su un intero tessuto sociale, marcando mafioso e connivente. È sconcertante che un'istituzione democratica ceda alla tentazione della caccia alle streghe quando sarebbe auspicabile e doveroso un fronte comune e compatto per la legalità e l'affermazione dei principi che sono alla base della civile e pacifica convivenza. Abbiamo detto un fronte di unità, non di unanimismo, che è un'altra e ben altra cosa. Nel nostro territorio il consenso di cui godono i sodalizi criminali esiste ed è più diffuso di quanto comunemente si pensi. Sono numerose le occasioni nelle quali la magistratura ha sottolineato il tacito e rinnovato sostegno in tempi di crisi economica e di difficoltà nel garantire un welfare adeguato di cui godono i mafiosi e coloro che li fiancheggiano. Come giornalisti invitiamo l'amministrazione comunale a chiudere in maniera inequivocabile questa vicenda
ritirato la campagna di comunicazione desistendo dalle minacce di Morena. Certo comunque che le istituzioni giudiziarie sapranno comunque recuperare la libertà di stampa. Da parte nostra, e cioè da parte dei giornalisti pugliesi e particolarmente di voi sarrentini, ci impegniamo a tenere molto alta la soglia di attenzione per tutto ciò che accade a Casarano, a Lecce e in ogni angolo di questa provincia. Perché tutto ciò, perché quell'azione criminale alla quale abbiamo assistito alcune settimane fa, non esiste solo a Casarano, ma è diffusa a macchia di leopardo in tutto il Salento. E noi di questo dobbiamo avere la certezza di assumere in noi la consapevolezza e la pienezza delle responsabilità, la responsabilità di noi come giornalisti, ma soprattutto la responsabilità che riguarda gli eletti e i rappresentanti del popolo che siedono in questa assise. Grazie.